la via maestra da seguire. Nella storia della civiltà noi abbiamo avuto stagioni nelle quali le persone erano assemblate tra loro, ma non erano organizzate. Le istituzioni consentono l'organizzazione delle persone, anzi, le istituzioni consentono che gli individui si ritrovino organizzati e abbiano poi una qualificazione di persona, perché la qualificazione di persona è un risultato dell'assetto giuridico istituzionale. Ci sono state stagioni nel cammino lungo della civiltà durante le quali gli individui erano dei soggetti isolati, sparpagliati, senza regole, senza progetto in comune, senza visione, senza traguardi. Provate a collocare nella vostra mente la stagione nella quale ci sono state le prime esperienze di vita sulla Terra. Quella era una stagione nella quale non c'erano le istituzioni, non c'erano le regole, non c'era il diritto, non c'era la politica. Che cosa signoreggiava? La paura. La paura, la minaccia, il terrore. E che cos'è che prevaleva nella stagione della paura, dell'inizio della notte dei tempi? La forza fisica. In assenza delle istituzioni, l'unica regola che riesce a prevalere è la forza fisica. La forza fisica che problema ha rispetto alla forza del diritto? La forza fisica fotografa le differenze di dotazione. Chi è più forte prevale, vince, chi è meno forte sta sotto, non ha nulla. Come si è pervenuti alle regole, al diritto, alle istituzioni? Che cos'è che ha consentito questo? Che cos'è che ha consentito alla società di potersi sagomare, organizzare, dotarsi di punti fermi dei quali parleremo? La politica. E la politica allora, se addirittura ha avuto il merito di organizzare le vite individuali facendole risultare pezzi di vite comunitarie, che cos'è che ha fatto la politica? Ha messo a confronto. Prima dell'esperienza politica le persone non si confrontavano, si combattevano, dando luogo all'espressione della forza fisica. Con la politica è venuto al centro il confronto. Anziché vincersi, prevaleva la dimensione del convincere, e si convince con la forza del ragionamento, con la forza e la chiarezza della parola. Si riesce a convincere con la capacità di prefigurare una realtà migliore di quella che c'è. Se la realtà che tu riesci a prefigurare è migliore, allora tu riesci a convincere tutti, cioè a portare tutti dalla tua parte. Le istituzioni, per il come le conoscete voi e per il come le conosco anche io, sono gli elementi che rassicurano la società. Per esempio, è una istituzione l'arma dei carabinieri, è una istituzione il Parlamento della Repubblica, è una istituzione la realtà municipale, è una istituzione la realtà universitaria. Il titolo del mio dire in pubblico assume un interrogativo: perché il vertice delle istituzioni hanno una direzione, i vertici hanno una direzione politica? Non scappo da questo nodo tematico, però voglio continuare a spiegarvi perché queste sono le istituzioni e quando è che dalla società si perviene ad una edificazione istituzionale. Mi piacerebbe che tutti i parlamentari attuali eletti sapessero questo. Vi assicuro che non è certo che lo sappiano tutti i parlamentari, ve lo assicuro. Voi mi dite: ma perché Luciano Alfonso dice che non tutti lo sanno? Perché basta sentirli ragionare in pubblico e comunicano che non sanno perché le istituzioni hanno questa fattezza e quali sono i limiti delle istituzioni. Quando è che la società genera una edificazione istituzionale? Vedete, il corso di formazione che ha generato giustizia sociale
se ha questa espressività quest'anno e poi la ribadisce ed è seguita e migliora e si stabilizza e si nutre del consenso e viene riconosciuta, a questo punto si può cominciare a parlare di profilo istituzionale di questa esperienza. Perché non è vero che le istituzioni rispetto alla società sono solo quelle che hanno la carta intestata pubblica o la bandiera o la fascia o la concentrazione della forza come nel caso dei Carabinieri. Le istituzioni sono espressioni organizzate che erogano servizi riconosciuti. Anche la comunità, senza avere verticalità, può dare luogo a espressioni di servizi riconosciuti ed apprezzati. Provate il caso della formazione scolastica. Avete sentito dire che esistono realtà di suore che formano i nostri bambini? Avete sentito dire che esistono università private? Avete sentito dire che esistono esperienze di formazione scolastica che coinvolgono la comunità? Avete sentito parlare di fondazioni? Avete sentito parlare di associazione 241 che a Roma fa la manutenzione delle strade? E una porzione di cittadini che a Roma si è auto-organizzata e dà luogo alla risposta di una domanda fondamentale, quale quella della manutenzione e della sicurezza di tratti viali. E allora è istituzionale ciò che è durevole e che coltiva l'interesse pubblico. È istituzionale. Nella sociologia, che ha un approccio diverso dalla scienza del diritto e dalla scienza delle istituzioni, che è una materia che si insegna all'università, per esempio scienze politiche, si insegna storia delle istituzioni politiche o storia delle istituzioni giuridiche, nella dottrina sociologica è istituzione ciò che è rintracciabile, che è ritrovabile. Se io nel mio essere nella piazza di Chieti mi rendo disponibile tutti i giorni nella mia condizione personale di sensibilità politica ad essere sottoposto a questioni dei cittadini, delle mamme, dei bambini, dei quartieri abbandonati, dei malati che non hanno ricovero, io assumo per la sociologia un profilo istituzionale. Cioè ho quello che solitamente hanno le istituzioni giuridiche dello Stato nei confronti della società, io lo riesco ad assicurare in un rapporto comunitario, me con la mia sensibilità nei confronti della collettività. Don Puglisi di Palermo era una persona veicolo di riferimento istituzionale più delle istituzioni, perché poi le istituzioni sono tenute ad una fruttuosità. Se le istituzioni non si fanno percepire capaci di servizio, di efficacia, vengono scavalcate, vengono rese oggetto di disaffezione, di scollegamento rispetto alle istituzioni elettive. Le persone non vanno al voto se non le ritengono fruttuose, utili, capaci di convenienza collettiva, di decisionalità. In Abruzzo, per esempio, vanno a votare tra il 49 e il 50% degli elettori, perché hanno un'idea della produzione regionale che non soddisfa le attese di diritti e di cittadinanza. Se le istituzioni sono queste, per il come le ho tratteggiate, perché le istituzioni hanno una guida politica? Perché la guida politica consente il raccordo con la collettività, consente la produzione di idee frutto dei pensieri lunghi. Vi faccio un esempio, perché ciò che aiuta sono gli esempi. Secondo voi, se al posto di Kohl in Germania ci fosse stato il ragioniere generale dello Stato della Repubblica Federale Tedesca, l'avrebbe fatto il ragioniere generale della Repubblica Federale Tedesca la riunificazione della Germania? No. Non si sarebbe assunto la responsabilità, perché lui dice: io faccio il mio compitino, consentitemi un'espressione d'alfonziano, come tutti i ventisettisti, e non mi metto a rischio. Kohl
ha detto: io so che riunificando la Germania tra le due divise faccio perdere punti di PIL alla Germania che eleggeva me, perdo voti come CDU, perderò le prossime elezioni, non verrò capito nei primi anni dopo la riunificazione. Ma questo è quello che deve fare uno statista e questo è quello che va fatto. Ed è quello che è stato fatto. Non abbiamo tempo, ma mi piacerebbe un giorno dirvi la mia opinione sul perché sono scoppiate una guerra e mezza in Europa. Il pilastro è stato l'atteggiamento sotto e sopra della Germania. La riunificazione della Germania ha risolto grandi problemi ancestrali dell'Europa. E chi si poteva assumere quella responsabilità? Solo un livello politico di presidio istituzionale. Il ragioniere generale dello Stato no, neanche il più bravo dei prefetti. La crisi nella quale ci troviamo, che è una crisi derivata da un'impostazione stravagante della gestione della contabilità pubblica, una gestione stravagante. La stagione migliore che ha avuto in Italia è la stagione nella quale la classe dirigente ha avuto il coraggio di impegnarsi al futuro. Non avremmo avuto le autostrade, non avremmo avuto l'energia elettrica dappertutto, non avremmo avuto una stagione di case popolari, non avremmo avuto il mezzogiorno dotato anche di infrastrutture produttive se non ci fosse stata l'idea di Ugo La Malfa, che si inventò la nota aggiuntiva al bilancio dello Stato, dove si ponevano obiettivi in quel momento non coperti finanziariamente. Cioè ci si è assunti una grande responsabilità. Chi si assume le responsabilità? La dimensione politica. La dimensione politica. All'Aquila non partono i cantieri perché più di uno non si assume responsabilità. Cioè fanno i dipendenti, i contrattualisti giuslavoristici nei confronti della loro fonte di legittimazione. L'eletto della politica ci sta lì per assumersi più responsabilità, per riempire il vuoto che c'è tra la norma e la condizione reale di vita, per coniugare i bisogni delle persone rispetto a quello che va fatto. Cole, ve l'ho detto, ma vi potrei citare quello che ha fatto Enrico Berlinguer e anche l'onorevole Moro tra il 76 e il 78, quando sapevano entrambi che stavano facendo una cosa che non era di moda, incomprensibile, avvicinare due popoli da sempre in conflitto, però serviva per dichiarare fine al problema del terrorismo. Non hanno guardato l'interesse della Chiesa di appartenenza, hanno guardato l'interesse prevalente dello Stato al futuro. Dopo di allora il terrorismo è finito. Nella trattativa chiesta dalle Brigate Rosse a proposito della liberazione dei brigatisti per riavere indietro Moro, lo Stato fu all'altezza di dire no, perché non andava detto allora rispetto ad un ricatto che veniva espresso dalle Brigate Rosse. Anche quella è stata una decisione che solo la comunità politica ai massimi livelli può assumere. Se mi lasciate fare un'espressione, un riferimento, pensate alla tracimazione controllata ai tempi del terremoto della Valtellina, lo ricordate? Quando il generale Pietravallo e il generale Manfredi, tecnici della protezione civile, sottoposto dal nostro concittadino e conterraneo la doppia alternativa, non fare nulla, aspettando, assumersi la responsabilità di un gesto intuitivo, non coperto dai numeri oggettivi, di cui c'era bisogno di assunzione di responsabilità. Gaspari disse: mi assumo la responsabilità, facciamo la tracciazione controllata, che era uno sversamento rischioso, così come il piano Marshall per il risanamento dell'Europa da parte degli Stati Uniti, con un grande coraggio lo fece allora la guida degli Stati Uniti, organizzando un grande flusso di investimenti in Europa per pacificare l'Europa e toglierci da quella condizione. La guida politica serve a dare obiettivo coraggioso che ha effetti durevoli. È un po' come il rapporto che c'è nell'impresa tra il ruolo dell'imprenditore e l'apparato tecnico. L'intuitività, l'intuizione dell'imprenditore è insostituibile. Walter Tosto non è sostituibile dal
il suo direttore generale. Lui ha avuto l'intuizione, lui ha avuto il coraggio, lui ha l'attaccamento, lui si fa carico di quella scelta delicatissima che l'ha portato a quel livello di successo. C'è una battuta che circola nella comunità scientifica: trovatemi un professore di economia che sia diventato ricco. Non c'è, perché c'è stata inettitudine nell'assumersi la responsabilità di avere l'intuizione. Intuire significa vedere prima ciò che c'è, vedere prima e assumersi la responsabilità. In politica c'è anche questo. L'onorevole Moro vedeva prima quello che accadeva dopo. Lui capì che l'Italia andava accompagnata verso un'evoluzione democratica, che non era più sensato tenere separate le grandi famiglie popolari italiane. E vi assicuro che l'America era contraria, la Confindustria era contraria, era contraria anche una parte della Chiesa Cattolica. L'onorevole De Gasperi venne pressato dal Vaticano affinché facesse l'alleanza con l'MSI per la guida della città di Roma. De Gasperi disse no, no, perché non va nel senso della giustezza del cammino della democrazia della città di Roma. Lui si assunse quella responsabilità. Se c'era il prefetto, non avrebbe mai fatto. Avrebbe obbedito, ossequiato, perché nell'ossequio c'è la serenità, c'è la sicurezza. C'è la sedia a dondolo che ti aspetta a casa, ti dà serenità, puoi mettere le gambe a cavalcioni pensando alla comodità, perché la scelta è sempre tra una cosa imprevedibile ed una cosa certissima. E per questa ragione che al vertice delle istituzioni ci sono le espressività della politica, che coniugano un riaggancio con le condizioni reali di vita delle persone e poi colgono il dato della direzione strategica lunghissima che ha effetti durevoli e irripetibili. Barack Obama è la classica espressione. Qual è il telefono che fa capricci? Il mio? Barack Obama è una classica espressione di dimensione politica che presiede ad una grande burocrazia. L'istituzione, voi la dovete immaginare, io ho avuto un grande professore all'università, Gianfranco Miglio, che era il teorico della Lega Nord, inascoltabile nell'esperienza politica attiva, inarrivabile nella dottrina politica. Gianfranco Miglio ci aiutava a capire con espressioni geometriche, raffigurative, come si configura l'istituzione rispetto alla cittadinanza e lo stesso rapporto che c'è tra un obelisco e la piazza. La piazza è la collettività e la società è la comunità. L'istituzione coincide con l'espressione fisica dell'obelisco. Tra l'istituzione e la società è più importante la società, perché l'istituzione rispetto alla società ha un rapporto di funzionalità, ha un rapporto di servizio, ha un rapporto di operosità a favore. Però c'è bisogno che il vertice dell'istituzione abbia il canocchiale. Il canocchiale della dimensione politica, quando è nella sua fisiologia. Voi avete conosciuto negli ultimi anni la patologia della dimensione politica, la lotta, la denuncia, il combattimento fine a se stesso. La dimensione politica è, deve tornare ad essere, il combattimento tra le idee migliori. La dimensione politica deve essere un combattimento tra le letture della società con occhiali puntuali che devono esaurire ogni aspetto delle questioni sulla materia della ricchezza sociale. Come si produce la ricchezza è un grande tema della democrazia e della politica, per poi poterla distribuire, la ricchezza della società fiscale, oppure come si utilizza il potere. Anche questo è un grande tema della politica e della democrazia. La cittadinanza dà alle istituzioni due grandi risorse: la risorsa fiscale e poi la risorsa potere attraverso la cessione di sovranità. Voi quando incontrate il vigile non lo prendete a pugni, fate rinuncia alla forza fisica consentendo al vigile di essere l'unico depositario di forza fisica. Quella è una rinuncia, è una cessione di risorsa, così come è una cessione di risorsa quella fiscale.
Poi però la materia fiscale e la materia del potere deve essere oggetto di approfondimento, di ideazione, di elaborazione, di progettazione, di inventiva, di creazione. Vi faccio un esempio. In passato lo sviluppo è arrivato attraverso lo Stato che aiutava sostenendo dazioni economiche. Tutta la stagione del Mezzogiorno d'Italia è una stagione accompagnata da dazioni di risorse finanziarie. Mi capite quando parlo così? Sì. La Texas Instruments di Avezzano è nata con un grande contributo finanziario pubblico. Oggi non c'è più un'abbondanza di risorse finanziarie, ma non lo chiedono più neanche gli imprenditori. Oggi gli imprenditori chiedono facilitazioni amministrative. I sì cui ho diritto mi vengono dati facilmente, cioè velocemente. Velocemente e facilmente significa impiegare il potere. Io ho il potere di dartelo facilmente, impongo il ritmo alla burocrazia di dirti facilmente di sì. Io mi voglio candidare in Abruzzo per usare il potere a favore delle imprese, di chiunque abbia progetti di vita imprenditoriale. Chiunque investe va aiutato, in maniera tale che dagli investimenti arrivi nuovo lavoro. Non c'è più la divisione dell'Ottocento tra imprenditore e lavoratore. Noi dobbiamo scommettere sulla salute degli imprenditori e sulla moltiplicazione degli imprenditori, affinché ci sia la moltiplicazione delle occasioni di lavoro. Le Marche stanno meglio rispetto all'Abruzzo perché hanno 220.000 imprese. L'Abruzzo ha 129.000 imprese. Io spero di poter aiutare questa regione ad avere 200.000 imprese. È così che quelli che non ce l'hanno il lavoro avranno speranza di trovarlo, e come nel rapporto che si pone rispetto ad un ristorante il sabato sera, dove magari si paghi solo 10 euro a posto pranzo, a posto cena. Il ristorante è arrivato a un punto in cui è saturo, non è possibile fare la fila, bisogna andare in un altro ristorante, la condizione che ci sia. Noi dobbiamo stabilire patti di alleanza con le imprese, facendo in modo che l'impresa si senta fiducioso di investire. In questa regione, ma altrove, c'è paura di investire, va risolta la paura. E la paura si cancella se il potere è capace di allearsi e se il potere viene usato. Io avevo un amico nella mia lettera, quello che mi diceva: della ordinata domenica, lo hai chiesto, fallo fino in fondo, usa il potere. E chi si vuole candidare deve rivelare quello che vuole fare, cioè deve rivelare quello che vuole aggiungere a quello che già c'è. E chi ha avuto già il potere deve dire quello che ha fatto, non può dire quello che vuole fare, deve dire quello che ha fatto. Chi si candida per la prima volta deve dire quello che vuole fare, deve essere chiaro, dettagliato, preciso, deve assumere un vero e proprio contratto e consentire giudizi puntuali. Vedete, tra il livello politico delle istituzioni e la cittadinanza c'è un altro livello che si chiama burocrazia. La burocrazia è il personale contrattualizzato scelto nella società prevalentemente attraverso concorsi comparativi di bravure per applicare le leggi e organizzare procedure per raggiungere obiettivi di valenza collettiva. Se tutti quanti voi volete la pensione perché avete maturato i diritti, c'è bisogno di un corpo amministrativo che verifichi chi siete voi, se avete versato, se avete titoli, e organizzi la corresponsione. Se tutti quanti voi volete essere pagati dal punto di vista dello stipendio reddituale di lavoro, c'è da fare identica attività di verifica e di corresponsione. Se voi avete subito un danno, avete bisogno di essere aiutati, c'è bisogno di attivare procedure che conservino memoria storica degli atti, replicabilità, imparzialità, efficienza ed efficacia. Tutto questo però non è autosufficiente per concepire le decisioni. Il livello politico deve dare degli indirizzi sul che cosa si fa prima e che cosa si fa dopo.
In Italia si è smarrita la categoria delle priorità. Il livello politico conferisce alla struttura burocratica la dimensione delle priorità. In Abruzzo c'è una priorità: rendere facile la vita delle imprese. Rendere veloce l'utilizzo del potere. Rendere veloce l'impiego delle risorse. Fare in modo che in Abruzzo e in Italia accade quello che accade velocemente, come in Turchia. In 6 giorni il potere turco dice di sì a chi vuole investire. Se si chiede al sindaco di Istanbul perché da voi il PIL cresce così velocemente, loro rispondono: perché non abbiamo la siesta e perché noi in 6 giorni diciamo di sì. Noi dobbiamo reimparare la velocità. Tutto quello che si può fare oggi andava fatto ieri. Non è vero che tutto quello che si può fare oggi si può fare anche domani. 30 giorni sono il tempo massimo per questioni complesse e dobbiamo reimparare ad affrontare le questioni complesse. Non è vero che il potere pubblico si è generato per affrontare questioni normali. Per le questioni normali bastano i padri di famiglia, le mamme di famiglia. Per le questioni complesse è nato il potere e l'assetto istituzionale. Vedete, ho parlato di priorità. Se io dicessi a ciascuno di voi: dite nello stesso momento, secondo voi, quali sono le priorità di dettaglio, voi non andreste d'accordo per nessuna ragione. Ognuno di voi ha un'idea di priorità. Il discorso politico, la dimensione politica, l'attività politica serve ad allineare e a verificare quali sono le prevalenti. La Germania di Angela Merkel sa fare questo. La Turchia di Erdogan sa fare questo. Il Texas è specifico per questo. Il comune di Mosciano Sant'Angelo, disoccupazione zero, ha un sindaco che sa fare questo. Il comune di Salerno ha un sindaco, Vincenzo De Luca, che ha reso quella città una delle più belle del Mezzogiorno d'Italia, che ha una concezione delle priorità. Se oggi uscisse un giornalista delle Iene e chiedesse nello stesso momento a tutti i nostri parlamentari: dite quali sono le 3 più importanti priorità, noi sentiremmo molto balbettio, perché non è possibile che si dica che la priorità è non mangiare la buvette del Parlamento, o spendere meno di 38 euro per dormire a Roma, o andare a Roma con i mezzi pubblici. La priorità è fare in modo che l'area che di Pescara si doti di una ospedalità funzionante, fare in modo che il porto di Ortona sia un'eccellenza, fare in modo che parta il cantiere dell'Aquila che porterà beneficio a tutto l'Abruzzo, che attendono 2 miliardi di euro di essere cantierati. Ma cantierare non significa fare le carte, cantierare significa fare sporcare le tute degli operai di cemento. E con 2 miliardi di euro che si attivano all'Aquila, semplificando le procedure, noi avremo una produzione di PIL in più pari a 18 miliardi, perché si moltiplica per 9 l'edilizia quando si attiva. In Emilia stanno ripartendo tutti i cantieri, sono stati capaci di assegnare all'Emilia 10 miliardi di euro, esattamente 5 volte quello di cui dispone il comune dell'Aquila. Quella è lucidità, quella è dimensione politica che funziona, il resto è pigrizia, qualunquismo, irresponsabilità, casualità, e diffidate di coloro i quali si esercitano solo nelle denunce. È troppo facile la denuncia, ne basta uno per fare denunce. L'ordinamento ha una figura che organizza le denunce, il pubblico ministero, basta. Nella dimensione sociale c'è bisogno di chi vince e vinca facendo proposte, organizzando proposte credibili, vere, realizzabili, sulla base di ogni nodo che c'è nella vita sociale. Io ho 3 priorità per questa regione. La prima: rendere facile la vita delle imprese, portare a tempi zero i tempi di reazione della pubblica amministrazione regionale rispetto alle richieste delle imprese. Zero, zero tempo. Fare in modo che in Abruzzo ci sia il diritto alla velocità, il diritto alla facilità, il diritto alla bellezza. Tutto ciò che si fa in Abruzzo deve aumentare la bellezza rispetto a ciò che c'era prima come bellezza. Non è possibile che si facciano delle edificazioni che distruggono la gradevolezza di questa regione.
Noi dobbiamo porci anche il tema della priorità delle case alle giovani coppie. In passato le giovani coppie venivano aiutate dai genitori, che consentivano alle giovani coppie una specie di 12 al totocalcio, che era frutto del risparmio precedente. Come si fa questo? Perché se mi fermassi qui è un pensiero, diventa una linea amministrativa se io entro nei particolari. Sapete quando ci metti un minuto per trasformare una zona di terra in terreno edificabile? 3 minuti, il tempo della delibera. È un pezzo di inchiostro su un pezzo di carta e lo rende edificabile. Sapete quanto costa il costo vero del costruito di un metro quadrato su un terreno donato da parte dell'autorità pubblica? Donato, e si può donare. In Baviera, il Land tedesco della Baviera, animato dalla CDU tedesca, che è una formazione cristiana sociale, dona il terreno alla giovane coppia che vuole edificare. Zona di terra resa edificabile, un metro quadrato costa 800 euro. Una casa di 80 metri quadrati sono 64.000 euro. Mettiamo caso che 14.000 euro ce l'abbia nell'accoppiata genitori giovane coppia. Risparmi vari, rimangono 70.000 euro. 70.000 euro si possono prendere di mutuo con una mediazione bancaria che la fa il potere locale attraverso il pagamento del tasso di interesse coinvolgendo le fondazioni di origine bancaria. Questa è un'idea che è fatta per tutti all'infinito, svilisce le imprese edili, ma portata ad un punto di equilibrio non svilisce le imprese edili, perché non tutti vogliono farsi solo 80 metri quadrati. Poi ci sono categorie sociali che si vogliono fare 150 metri e lì ci pensa l'impresa edile che vuole fare il profitto. Ma quanto è importante farsi la casa come giovane coppia impiegando il proprio ingegno? Si solidifica l'unità familiare, si riattiva un certo circuito della piccola impresa, riparte l'economia. Ma se non c'è questo livello di ideazione, di dimensione progettuale, come dovrebbe ripartire l'economia? Con le denunce penali, con la vendita dei giornali. La pubblica amministrazione non investe perché c'è il patto di stabilità, i privati cittadini non investono perché non hanno le risorse, i consumi non ci sono perché c'è sofferenza, e dunque da una parte quest'erica di elicottero va rispinta. Ci vogliono le idee. Sapete qual è la più grande mancanza in questa fase in Italia, in Europa, in Abruzzo? La mancanza di idee. Se l'istituzione si raffigura geometricamente rispetto alla società come un obelisco, sapete come si può raffigurare un'idea, una lampadina? Non si accendono più le lampadine perché non c'è dibattito pubblico, perché ci sono gli ululati. L'ululato ha preso il posto del confronto politico. Ma che significa dire votatemi perché io spendo meno di 38 euro per dormire a Roma, oppure io non mangio la guerra del Parlamento e mangio gli arrosticini in un ristorante vicino a Roma, dunque votatemi. Io ho votato parlamentari che si sono impegnati a fare ponti, strade, scuole, università, viadotti, armature bancarie, insediamenti industriali. Deve essere una sfida in alto, impegnativa. Un mio amico ci ha battito, ha detto non prendo. Io ho simpatia per Chieti, perché non solo io mi sono laureato in filosofia, in scienze politiche a terra, in filosofia qui a Chieti, mi sto laureando in giurisprudenza nel Molise. Dovunque ho lavorato, per trascorrere meglio il tempo, mi sono messo a studiare. In queste aule ho fatto gli esami di filosofia, ho una simpatia verso Chieti perché il mio paese di origine prima era una costellazione di Chieti. Ha detto che io frequentavo Ciabattino, che mi appassionava la sua saggezza. Quando si facevano le votazioni, 80 anni lui, alzava il suo mento, privo dell'armatura dentaria naturalmente, mi diceva, ma che sarà voto? Io dicevo sì. Chi si candida? Lui mi dice, si candida il sindaco uscente, uno nuovo sfidante. Ah, e questo sfidante che sviluppo? Cioè lui voleva dire che si impegna ad aggiungere rispetto a quello che c'è? Che dettaglia? Che cos'è che ci vuole mettere? Ma può essere l'attività politica una descrizione denuncista dell'altro? Una volta ad altri, un gruppo di ragazzi si mise insieme, organizzarono i giusti cognomi
fecero la metà più uno e vinsero. Dopo un anno capirono che non era quello che loro immaginavano, se ne andarono senza dire niente a nessuno, una specie di ammutinamento generale. Uno si fidanzò, uno se ne andò. Cioè, ci vuole una tecnè in politica che va acquisita attraverso questa attività, il confronto. La ricerca dell'ago nel pagliaio nell'antica Grecia era questo, la ricerca dell'ago nel pagliaio. C'è bisogno di conoscere le questioni, di indagare la società, di stanarla, di approfondirla, di capirne i nomi. Uno a me ha detto, un parlamentare, che io non posso fare la strada del mare, perché non saranno d'accordo i verdi, come se la strada del mare fossero delle opere di cemento armato. Un altro mi ha detto che la piana del cavaliere, e la piana dove ha fatto l'ultimo comizio il cavaliere, invece è la piana che sta a confine tra Avezzano e Roma, e Cazzoli e Tagliacozzo, o altre sciocchezze di questo tipo, frutto della stravaganza. Qui noi dobbiamo entrare nel merito, la democrazia vive di ingressi nel merito. Il contrario della politica è l'ammatassamento, che poi genera la demagogia, il populismo, il qualunquismo o addirittura presunzioni di sé come plutocrati, cioè io sono il migliore, io lo penso e lo sono. Ci sta pure questo, ogni tanto si sente uno che si autoassegna, è un po' come quelli che dicono sono un buon gustaio, lo dicono loro se stessi. Cioè dire sono un buon gustaio è un'altra assegnazione di merito, fallo dire al ristoratore, fallo dire a chi ti serve, come ti muovi, che cosa consumi, che cosa chiedi, non che tu ti autodefinisca un buon gustaio. Allora, la logica delle priorità, le istituzioni che sono, come si qualifica un'organizzazione, istituzioni, perché, qual è il rapporto tra divisione politica e istituzione, qual è il ruolo della burocrazia rispetto alla divisione politica dentro al tubo dell'istituzione. Prevale, deve prevalere la divisione politica, che ha da fissare l'obiettivo. Se io sarò il presidente della giunta regionale, il primo giorno che vado, io dirò ai quattro presidenti degli ordini dei commercialisti d'Abruzzo: venite, prendete tutte le carte, vi do 15 giorni, fatemi sapere lo stato dei debiti. Non è che ogni 6 mesi uno può uscire dicendo questo, quello, 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 sono i debiti che ci riguardano. Una volta si invitano costoro senza sapere chi sono, se ne vogliono dei commercialisti. Loro non sono apparato pubblico, sono apparato privato, sganciati, sconnessi, senza vedere dove votano, dove nascono, dove mangiano, fanno una ricerca dello stato di consistenza dei debiti e si tira una linea, quello è il debito. Così come voglio sapere da tutti i dirigenti della regione, convocati tutti insieme in una sala, 8-9 ore, mi devono dire quali sono tutte le iniziative in corso. Tutte. Le iniziative realizzative, le iniziative finanziarie, le iniziative culturali, le iniziative solidali, le iniziative, cioè tutto ciò che è materia viva, positiva, costruita sulle carte dell'attività regionale. E poi mi deve dire ognuno di loro quali sono le situazioni potenzialmente contenziose, conflittuali, che possono generare soccombenza davanti al giudice. 3 fotografie. E ognuno di loro scriverà che si assume la responsabilità della veridicità e della esaustività di quello che loro hanno rivelato. Dopodiché io comunico loro qual è il mio punto di vista sulle priorità dell'Abruzzo, dicendo appunto la vita delle imprese, le giovani coppie e la vita dei territori minori. Noi dobbiamo confermare la vita nei territori minori, perché se no lì ci vanno i lupi, ma non i lupi a quattro zampe. Ci vanno quelli che producono degrado, infezioni, distribuzione di droga. Noi dobbiamo tenere un Abruzzo tutto vissuto civilmente, organizzando vocazioni, funzioni, specializzazioni e poi dando luogo ad una grande stagione di trasporti di qualità. Noi non dobbiamo avere bisogno di fare repliche di strutture. Il teatro di Pescara e il teatro di Chieti e il teatro di Ottona e il teatro dell'Aquila, basta, quelli che ci stanno. L'importante è che negli spostamenti lo spostamento sia facile, non solo di chi va in motocicletta o in macchina 200 all'ora, ma anche della persona di 80 anni che vuole rinunciare a
al mezzo privato, ci vuole il trasporto con la civiltà dei luoghi. Io non devo replicare dovunque tutte le stesse strutture, io devo fare in modo che dovunque ci possa andare chiunque attraverso il trasporto. La grande sfida della civiltà di questa regione è la trasportistica, lo spostamento delle persone, delle merci, delle idee. Tutto questo lo renderemo oggetto di indirizzi alla struttura e gli diremo: io voglio fare questo, tu che dici, in quanto tempo mi riesci a fare questo, con quali procedure, con quale successo ti devo verificare? E lì scatta un meccanismo positivo, competitivo, che è il meccanismo che ci sta nelle imprese artigiane tra il titolare, la maestranza, con il quale fa la committenza, un circuito formidabile e scorrevole dove ci sono obiettivi stabiliti, procedure, applicazioni fisiche e anche uova da raccogliere dal punto di vista dei risultati. Ma mica può essere la regione un luogo dove non si capisce qual è la sua funzionalità. Se uno chiedesse a ciascuno di voi che cos'è la regione, voi mi direste l'ospedale, qualcuno mi dirà un po' di trasporti, e poi avrete fatica a rispondere, perché non ve ne accorgete della fruttuosità. Invece la regione dal 2001 è uno Stato sul territorio, può fare legislazione bancaria, voi lo sapevate questo? Lo sapevate? Può fare legislazione di tutela delle opere pubbliche, legislazione compiuta in materia turistica, in materia sanitaria, di formazione professionale. Titolo quinto, 2001, sono passati 12 anni, poi ci tolgono quei poteri, non sono stati usati. La regione ha una compiutezza di poteri su tutte le materie di vita delle persone, ci manca, non si può battere moneta, non si amministra la giustizia e non si fa un pezzo di politica estera, tutto il resto è di competenza della regione. Il problema è che noi facciamo tutte le stesse cose. Scusate, adesso uso un'espressione, non è riguardosa, come se fossimo novecentisti dell'Albania. Cioè lì c'era l'idea fissa di fare sempre le stesse cose del Novecento. Adesso i poteri della regione ci inducono ad andare oltre, ad osare, a pensare il nuovo. Anche ciò che non si è fatto si può fare. Vi faccio un esempio, così capite la mia espressione scherzosa. De Dominicis realizza le porte a scomparsa a Cepagnati. Walter Tosto ha vinto un appalto di 780 milioni per fare un involucro di ferro per la prima centrale nucleare in area dedicata in Francia. Non fa lui gli esperimenti nucleari, fa l'involucro di ferro. Sia De Dominicis a Cepagnati che Walter Tosto a Chieti a Ottona hanno bisogno di flessibilità in aumento di erogazione di energia elettrica industriale. Sapete che le energie in Abruzzo ha un problema? Per la realizzazione di cabine di energia elettrica, per la fornitura di energia elettrica industriale, ha un problema per mandare in sopralluogo il personale, perché nel bilancio dell'Enel non ci sono le risorse. L'idea di regione che ho io, e l'ho fatto presentare alla provincia, la regione paga il sopralluogo di quel personale da una parte, dall'altra parte compra il direttore generale del comitato permanente regione N e gli dice: queste sono le zone industriali della provincia, queste sono le zone artigianali, tu prevedi tot risorse per fare tot cabine nuove per la produzione di energia elettrica, organizzando gli allineamenti dei tempi, delle competenze. Questo non lo dovete fare voi nel vostro essere privati cittadini, non lo deve fare neanche Walter Tosto e De Dominicis, lo deve fare il potere della regione, che è un potere statuale, alla competenza che sappia cosa fa, che abbia in mente il film fino alla fine, che non abbia bisogno di dire: ma lo fai rivedere. Così hanno fatto altrove, in Italia e in Europa, in Baviera, nelle Marche, per esempio, Riccardo Illi in Friuli Venezia Giulia,
protagonismo istituzionale, consapevolezza dei propri poteri, dei propri obblighi, consapevolezza del profilo della propria istituzione, del potere della propria istituzione. Concludo questa prima parte. 20 anni fa, in tempi di Castro, un presidente di regione parlare con un ministro doveva raccomandarsi col prepotente del luogo. Nel senso non della prepotenza dei comportamenti individuali, di uno dotato di una speciale potenza, capace di coprire se stesso e gli altri. Adesso un presidente di regione ogni mese si incontra a Palazzo Chigi in un luogo che si chiama Conferenza Stato-Regione, dove c'è un rapporto paritetico, perché lui rappresenta lo Stato regionale. E se è chiaro, convince lui il Presidente del Consiglio dei Ministri, fissa un argomento all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. Perché non accade questo? Io non credo che non accada perché non vogliono fare le idee, mancano le idee. Noi non ci possiamo permettere più uno che abbia bisogno di 2 anni di rodaggio. Sul tempo si gioca tutto. 20 anni fa il tempo non passava mai. 20 anni fa, tu una cosa che potevi fare adesso, la potevi fare proprio stasera, non succedeva niente, che non passava il tempo. Pagina del calendario stava sempre lì. Adesso il tempo passa, passa contro di te, perché altri, i turchi, ci smangiano. Noi scherziamo col proprio ottomano, facciamo come i soldati del Ferdinando. Intanto la Turchia fa quello che deve fare, altri porti del Mediterraneo ci divorano. Noi alla fine ci faremo la sera del pesce fritto, facciamo la festa come si chiama? Borgo Maestro, tutta roba bella, va bene tutto festeggiare, ma la festa cristiana è la festa che raccoglie le forze per produrre, per assumere nuovi obiettivi. Con questo spirito mi sono permesso di dirvi, ma soprattutto di ringraziarvi perché avete creato una grande occasione di missione. Minuti, dopodiché il grande Luciano, dopodiché per 10 minuti parlerà della seconda sezione, per quanto riguarda la prima e la seconda repubblica, ma la sezione soltanto, dopodiché lasceremo una ventina di minuti per le vostre domande, perché so che se sento di proporre qualcosa di piccante al mio grande presidente della regione. 5 minuti, però vi prego, senza fare troppo.